Chi si aspettava la classica gara di fine stagione a Pontedera non è stato deluso. Finisce 3-3, col Teramo che va in vacanza e chiude nell'armadietto dei ricordi non proprio indimenticabili un campionato nato sotto una stella non buonissima e che si chiude in sordina come spesso nel calcio succede. La certezza della salvezza, arrivata già da 3 settimane, fa da controaltare agli enigmi che ancora attanagliano la società di via Oberdan. Il primo dei dubbi è legato al futuro del tecnico, ancora da capire se quella del Mannucci sia stata oppure no l'ultima panchina in biancorosso di Vincenzo Vivarini. D'altronde lui stesso ha lasciato più di un interrogativo, prima i programmi, poi il contratto. Con queste premesse, per un accordo, se ci sarà, ci vorrà un po' di tempo. Ma la prima volta a segno per Monni e Cecchini fa il paio invece con la rete di Alessandro Di Paolo Antonio, che in questa stagione pare essersi proprio caricato il Teramo sulle spalle. Il ragazzo ha stoffa e ha dimostrato di volere e poter essere un leader della squadra della sua città. Certo che il Pontedera non è stato a guardare, ha risposto colpo su colpo al diavolo e ha legittimato l'ennesimo campionato tranquillo, merito di una gestione, Indiani in panchina, Giovannini DS, chiara e dagli obiettivi ben definiti fin dal ritiro estivo, tutto quello che a Teramo è mancato quest'anno, in cui ha regnato il vorrei ma non posso, che ha dato fiato a tanto di quel rammarico che potrebbe riempire uno stadio intero. Da oggi dunque si pensa al futuro, la guida tecnica prima, il progetto, come si suol dire, poi la rosa. Tutti i compiti che attengono al presidente Campitelli in primis, ma che si tradurranno inevitabilmente in lavoro per il nuovo direttore sportivo Fabio Lupo. Quello che c'è di certo è che non sarà un'estate rovente come quella del 2015 e questo, in casa Teramo, se volete, è già una buona notizia.